costruzione degli scenari futuri della nostra società. Io credo che le idee passino ancora fortemente attraverso i libri, anche se naturalmente oggi sono affiancate dai media, in special modo dalla televisione ovviamente, ma non solo, dalle radio che sono importantissime, e infatti per questo amo che mi si propongano delle interviste, perché senz'altro è un mezzo ascoltato importante, e naturalmente oggi dal web. Ma dai social ovviamente, ma la cultura passa ancora attraverso i libri, tant'è che se ne pubblicano tantissimi, 180 titoli al giorno in Italia più o meno, ecco. Quindi dal punto di vista intellettuale, certo, ed etico, io credo che la Neo Sedizioni veda rafforzato le sue motivazioni, che sono quelle comunque di sostenere una cultura per lo sviluppo della società. Dal punto di vista economico, ahimè, qui mettiamo, come dire, il dito nella piaga, perché fare l'editore è una professione difficilissima, nella quale servono molti capitali a disposizione, e per la quale serve un parterre di relazioni strutturato, e che ha il grossissimo problema, che direi che oggi sta diventando drammatico per le case editrici indipendenti, e sottolineo indipendenti, che è quello di arrivare in libreria, è quello che le librerie ti prendano in considerazione. Perché spesso i librai sono librai di catena, che fanno il loro mestiere, lo fanno anche bene, ma naturalmente lo fanno sul loro versante, cioè quello di essere la catena appartenente ad un gruppo, e quindi di distribuire i libri di quel gruppo in modo primario e principale. Oppure sono librai indipendenti che fanno grandissima fatica ad orientarsi in un mondo pieno di un'editoria frantumata, visto che, così come non esiste più la classe media, non esiste più l'editoria media. E gli editori fanno molta fatica comunque a fare dei lavori insieme, e quindi io devo dire che sono molto felice che oggi esista un mezzo come Amazon, che permette ai buoni titoli di avere comunque una visibilità pari a qualsiasi altro titolo, nel senso che su Amazon qualsiasi titolo ha pari dignità. Quindi se tu hai un buon titolo, un buon autore e un minimo di buona spiegazione di che cosa c'è dentro questo libro, riesci ad arrivare al pubblico esattamente come un editore di grande livello. Grazie.
Bene, allora riaccendiamo i microfoni qui da Radio Rete Edicole. Siamo giunti con qualche minuto d'anticipo, davvero poco, allo spazio dedicato a un dibattito che si è originato proprio ieri a proposito dell'accordo che è stato raggiunto tra 5 sigle sindacali nel Terremonte e la testata Cronaca Qui. Dunque, abbiamo in collegamento Giancarlo Modaffari, che salutiamo. Buongiorno Giancarlo. Buongiorno a tutti. Allora, perché appunto ieri è stato lui a segnalare questa cosa attraverso la chat della radio, quindi come vedete una piccola parentesi, ieri la radio ha funzionato davvero come social, diciamo così, cioè Giancarlo ha fatto la segnalazione, noi abbiamo contattato Amilcare Di Giugni attraverso un SMS, Amilcare ha fatto una piccola istruttoria su questo testo, su questo accordo, e dopo pochi minuti siamo stati in grado di rimandare il podcast con l'intervento di Amilcare, che tra l'altro è stato molto visitato, come potete vedere dalla nostra bacheca. E quindi siamo ritornati un po' all'origine, cioè con Giancarlo, per cercare di capire di che cosa si parla, perché sulle prime era un po' parso a tutti che si trattasse di un cut price, poi è venuto fuori insomma che in realtà c'era sì un'offerta, c'era sì un taglio del prezzo, ma era riferita a un prodotto online, che chiaramente però in questo caso mi sembra di capire, poi magari Giancarlo mi corregge, è chiaro che toglie di mezzo il cartaceo, almeno nel medio lungo periodo. Allora Giancarlo, qual è la tua opinione e se hai sentito qualche tuo collega, qualche questo argomento? Io ti dico, da quando è stata, diciamo, come si suol dire in gergo, battuta la notizia, a me sono sorte tante domande. Buongiorno. Arrivo subito. Dica. Sì, fai Giancarlo. Sì, io volevo avvisare che se dovessero esserci delle cadute della linea, perché stiamo contemporaneamente lavorando sia su Skype che sulla linea di upload della radio, quindi praticamente per mettere in onda, per mettere sul web usiamo l'upload, e quindi se dovessero esserci dei problemi con la linea stiamo registrando il tutto, e quindi più tardi potrete sentire diciamo la versione integrale. Allora, se sei libero vai avanti, non ti preoccupare per le interruzioni. Stavo dicendo appunto che mi sono sorti subito dei dubbi. La prima cosa che ho fatto è cercato di capire di cosa stiamo parlando, perché è una cosa nuova, sicuramente è una cosa sperimentale, però poi andando a vedere il sito, andando a vedere chi è questo generoso editore che così si vuole affacciare alle edicole, insomma sono uscite fuori delle cose un po' particolari. Intanto stiamo parlando di un giornale online nato già 15 anni fa, 14 anni fa, ha devastato ovviamente con questo suo prezzo veramente incredibile, 10 centesimi il debutto, poi è passato a 20, 30, 40, 50, addirittura quando proprio nel fiorire di questa esperienza, o quasi sul fiorire, perché nel 2012, dopo aver ha voluto così allargarsi anche a Milano, però ha dovuto fare marcia indietro, perché non, probabilmente i colleghi di Milano hanno risposto diversamente da quelli di Torino, perché insomma a Milano ha chiuso 3 anni fa, 4 anni fa. Stiamo parlando di un editore che io stamattina ho tirato giù tutti i dati ufficiali dal sito diciamo governativo, ha cominciato a percepire dei finanziamenti veramente astronomici. Parliamo di 3.300.000 euro nel 2005, che sono andate avanti sempre con questo 3 davanti fino al 2010. Poi è cominciata la discesa fino ad arrivare al 2014 a un terzo di quello che percepiva 10 anni prima. Però allora mi sono chiesto,
vuoi vedere che c'è qualcosa che non quadra, che la crisi ha cominciato a toccare anche questo editore? Infatti stamattina, sbirciando nei bilanci della famosissima società editoriale Argo, che prima era una SPA, adesso è diventata una SRL, mi accorgo che i bilanci nel 2014 sono leggermente in discesa. Leggermente significa che praticamente l'ultimo bilancio disponibile in rete abbiamo una discesa del 17%, mi sembra. Insomma, diciamo che sta sentendo la crisi. 17,61% rispetto al 2012. Vabbè, stiamo parlando di una società che oscilla tra i 3 milioni e 6 milioni di fatturato, quindi giro d'affari. Ora mi chiedo perché tutta questa così questo interesse per le edicole. Intanto sono andato a vedere il sito. Questi abbonamenti sono già, diciamo, in vigore da parecchio tempo, immagino, perché sul sito vengono pubblicizzati abbonamento giornaliero, settimanale, mensile, semestrale, insomma, diverse tipologie. È stato scelto quello settimanale. È per un periodo sperimentale, da quanto mi sembra di aver capito, estivo, soltanto per l'estate. Ora la prima domanda che, così, da profano mi chiedo, finita l'estate, quando, dopo che sono stati utilizzati gli edicolanti,